Bene, siamo live. Ciao Fabio e ciao a tutte le persone che ci stanno guardando. Vedo che già c'è un sacco di gente collegata. Ciao oggi diciamo... Oggi, scusa Fabio, è che ci sono un poco abituato, eh, perdonami. E dicevo, oggi abbiamo una live super speciale perché, uh, diciamo, oltre a me che in realtà oggi, come dire, faccio più da regista che da um, conduttore di questa live, c'è Fabio. Fabio, eh, vabbè, poi si presenterà a lui nel miglior modo possibile, ma ci tenevo a dire che è uno dei ragazzi che dietro le quinte dà una mano a Developers Life in vari modi, ad esempio amministrando il canale Telegram, aiutandomi magari a. Trovare qualche idea o darmi qualche op opinione sui format, le cose che magari si pensa di fare, strada facendo. E quindi, come dire, doppio grazie a Fabio, sia per la live di oggi che per tutto l'aiuto che nel corso di questi mesi ormai da Developers Life. Io ti do il benvenuto e così, se vuoi in due parole presentarti, raccontarci chi sei, che cosa fai eh, o quant'altro, eh, diciamo, questo è il momento. Grazie, amici. Eh, io sono un programmatore come molti altri qui dentro, eh, mi occupo di sviluppo Ruby on Rails, back-end fondamentalmente, eh, preval prevalentemente in ambito ospedaliero. Eh. Nella vita privata mi occupo di fare anche un po' di istruzione su Docker, eh. ho infatti un progettino che si occupa appunto di, di spiegare questa cosa a, a chi volesse migliorare un po' in questo aspetto. Eh. E niente, è interessante vedere la, la gente che si, si appassiona a questa tecnologia che, che è ancora abbastanza nuova, però permette di fare tante cose, quindi sta crescendo sia come community, sia come, sia come considerazione, appunto. Ora, se vuoi detto un piccolo segreto, io tipo allora, conoscevo la tecnologia Docker nello specifico, cioè sapevo che cosa facciamo, non l'avevo mai usata, cioè al più. Come dire, l'ho usata in maniera passiva, no? Qualcuno mi ha detto fai sta roba e l'applicazione sale su e basta. Poi durante il primo lockdown ho capito che ne sapevo veramente zero e quindi ho detto sai che c'è, probabilmente è arrivato il momento di iniziare ad appro almeno approfondire come funzionano dietro le quinte e quant'altro. E quindi ho fatto sia un corso di Docker che un, do un corso di Kubernetes, che non è argomento di oggi, però è giusto per, uh, per ampliare un po' il discorso. E devo dire che mi si è aperto un mondo perché. Come dire, è proprio un altro mondo di fare, un altro mondo per insomma anche di sviluppare, no? di pensare alle applicazioni, al modo di eh, anche l'introduzione dei colleghi nuovi in azienda, no? Può diventare una cosa super, super facile se tutte queste cose vengono applicate nel modo giusto. e Devo dire che eh, mi è dispiaciuto tantissimo non aver iniziato a studiarla prima perché la trovo oggettivamente super, super, super utile. Bene, direi allora. Eh, ragazzi, vedo che siete già 24 persone collegate. Eh, funziona così oggi. Quindi io fra 30 secondi sparisco, rimane Fabio che eh, farà una presentazione, ci racconterà Docker eh, partendo dalle basi, cioè quindi non, diciamo questo video può andare bene per chiunque lo guardi più o meno. Poi magari Fabio ci dà maggiori dettagli sui requisiti, chiamiamoli così. E, mh, se avete domande, sulla presentazione lasciatele nei commenti a fine live risponderemo alle domande che avete lasciato eh, diciamo inerenti alla, alla presentazione se avete ulteriori domande sulla vita del lavoro dello sviluppatore software sul canale su qualsiasi cosa lasciatele comunque nei commenti e a fine live se abbiamo del tempo eh, come dire risponderemo anche a quelle Fabio che ci serve per iniziare a fare diciamo le persone che vogliono iniziare a seguire in questa live, che conoscenze di base devono avere? Guarda, eh, ho pensato a questa live un po' per tutti quelli che vogliono iniziare a usare Docker, eh, chi programma magari in qualunque linguaggio e ha bisogno di iniziare a spostare i propri prodotti su un sistema a container oppure migliorare nel proprio microservizi eh, può trovare sicuramente del beneficio a guardare, a guardare questa live, non è pensata per le persone che conoscono già Docker ad alti livelli ma infatti è una, è una, una lezione introduttiva, un, un percorso introduttivo, mettiamola così, non mi piace chiamarla lezione, e, in cui si... Super, successo... super approvo questa cosa della lezione, noi non facciamo lezioni, noi esatto. raccontiamo la tecnologia per il nostro punto di vista, che magari può essere diverso da quello dei punti di vista di altre persone e cerchiamo di farlo nella maniera più orizzontale possibile quindi sì. è vero che in questo caso siamo vabbè, in realtà sarà Fabio a raccontarvela ma sentitevi parte della discussione quindi veramente le domande nessuna domanda è stupida e se vi va interagite, commentate aggiungete magari anche delle note o magari approfondimenti se pensate che siano utili in un determinato momento Volentieri l'idea di base è che è, la, la, eh, in lezione. è la, la cosa che avrei voluto vedere quando ho iniziato a studiare Docker. Che non ho trovato. Mi spero possa aiutare qualcuno che sta iniziando in questo percorso. Beh, direi ottimo. Ok, Fabio. Io mi come dire spadisco. Buona presentazione, grazie, amici. Bene, iniziamo eh, con questa introduzione a Docker. E mi presento prima io, sono Fabio Ross, come dicevo mi occupo di sviluppo Ruby on Rails presso Moku SRL, un'azienda un di Treviso, e mi occupo in particolare di quella che è la, la parte biomedicale delle, de, della programmazione appunto, che facciamo lì. Ho un progetto parallelo che si chiama docker-tutorial.it nel quale cerco di fare del mio meglio per, per spiegare eh, le cose che ho appreso di Docker e che sto continuando a prendere quindi fondamentalmente è un progetto che continua sempre a, a evolvere nel tempo lascio anche un contatto nel quale potete trovarmi se avete bisogno di, di qualche dritta o anche solo per parlare di, di qualcosa inerente a docker che magari volete approfondire bene iniziamo con, con il dire di cosa parleremo in questo in questo percorso eh, la prima cosa, appunto, è una piccola introduzione a docker-tutorial.it, poi andremo a capire che cos'è Docker, che cosa sono le immagini, conseguentemente, che cosa sono i container, i vari comandi che potremo eseguire eh, per immagini, container e per crearle le immagini. Faremo poi una piccola divagazione su Docker Compose e poi ci sarà lo spazio per le domande. DockerTutorial.it eh, è nato con la filosofia di dire che quando impari una cosa puoi anche scegliere di condividere quello che impari con, eh, con le altre persone. E questo è secondo me molto utile perché permette, permette sia di impararle meglio spiegandole a qualcuno, sia di trovare delle, delle risorse per qualcuno che sta imparando quella, quella tecnologia in quel momento. Oggi vedremo. Qualche cosa, eh, in un'ora non si può parlare al 100% di, di Docker, eh, però c'è molto di più. E eh, quello che volevo dire è che su Docker Tutorial questo, una parte di queste informazioni aggiuntive eh, sono reperibili gratuitamente, insomma, tutto il sito è gratis. E man mano che, che viene aggiornato potremo trovare delle informazioni sempre, sempre maggiori. E ora iniziamo con. Ehm, con il vivo della presentazione. Allora, che cos'è Docker e quando ci fa comodo usarlo? Docker fondamentalmente è, una, è uno strumento, una tecnologia che è stata introdotta per, per iniziare a utilizzare i container Linux, per facilitarne la creazione e la gestione. I container Linux erano già quando è stato creato Docker. Solo che non c'era un sistema, diciamo, facile per poterli utilizzare. Allora è stata creata questa tecnologia. È un po' come quando, abbiamo, quando usiamo React, potremmo fare molte di quelle cose anche, anche tranquillamente con, con JavaScript Vanilla. <coughs> Scusate, con JavaScript Vanilla, però eh, con React è molto più, più agevole fare questa cosa. Quali sono le caratteristiche che mette a disposizione Docker? Allora. Il provisioning gestito nell'infrastruttura Docker. Un attimo, solo che devo un po' d'acqua. Vai tranquillo, eh, nel frattempo li intrattengo io. Così Purtroppo, quando si parla dal vivo, ragazzi, è proprio un casino. Cioè, ti viene la tosse. A me, non so se vi ricordate, un paio di live fa mi è venuta a un certo punto una certa tosse che ho detto che devo staccare il prima possibile. Quindi, Fabio, veramente tranquillo, prenditi sì. il tuo sì. tempo e, e vai e che si diventa vecchi, Echimiz. <ride> allora, il, dicevo, le caratteristiche sono, sono molte. E una di queste è appunto il provisioning che è gestito dall'infrastruttura Docker, ovvero le immagini vengono eh, erogate, eh, sc scaricate da un sistema che Docker mette a disposizione, eh, sia privato sia pubblico, senza che noi dobbiamo preoccuparci di garantire alcun che, in particolare con quello ufficiale. Poi vedremo quando parleremo di registri questa cosa. La scalabilità diventa più agevole. Questo è perché, proprio per come è costruito Docker, prevede di creare delle unità immutabili che possono essere replicate e distrutte in modo, diciamo, quasi automatico. Quindi, permette di avere, di avere un sistema che cresce o decresce in base alle esigenze senza troppe difficoltà. Ci permette questo in particolare nell'ambiente di, di, nel, nell di sviluppo di avere diverse versioni nella stessa macchina. Quindi se noi stiamo provando eh, una versione nuova del nostro software e ci accorgiamo che rompe qualcosa possiamo vedere cosa faceva la versione vecchia, ad esempio, e cercare di, di investigare in modo, in modo agevole senza dover avere due macchine o tirare su macchine virtuali. La cosa interessante è che è messa a disposizione una community edition che è gratuita, quindi salvo alcune funzionalità, ma non, non molte in realtà. La community edition permette di fare quasi tutto gratuitamente. C'è poi l'Enterprise Edition che fondamentalmente differisce nel supporto e nella politica di erogazione delle, delle, delle versioni. Ambiente isolato e completo nel senso che una volta che un container sta girando, lui gira per, per gli affari suoi, senza dover avere bisogno di, 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 altre, di altre componenti che vanno a intaccare il suo funzionamento. Quando si fa partire un container, fondamentalmente si ha eh, tutto quello che serve per l'esecuzione di quell'applicazione. Replicabile perché si può creare molti, molti container uguali a partire dalla stessa immagine, magari questo concetto verrà un po' più chiaro poi quando parleremo un po' più approfonditamente di immagini. Portabile per stesso motivo simile a quello di prima, migliora lo sviluppo, questa cosa è molto importante, quando si introduce in particolare un collega in un nuovo progetto, c'è un delta di tempo che si utilizza per... Eh, per configurare la macchina, i progetti, o magari anche per aggiornare gli ambienti prima che li possa iniziare a lavorare. Con, eh, con Docker, se si fanno le cose in un certo modo, eh, ti permette di dirgli: Guarda, questa è l'immagine, falla partire, mettiti questa cosa in, in questo volume e, e lui potrà lavorare direttamente in tempo quasi zero. Poi c'è il risparmio di risorse. Questa qui è una cosa molto importante che forse è la cosa che ha fatto più la differenza e che ha, deciso, che ha determinato il fatto che venga adottato così tanto Docker nel, nel mercato e nell'industria in questo momento. Il fatto è che, a differenza delle macchine fisiche e delle virtual machine, Docker ha un sistema molto ottimizzato di, di gestire le risorse condivise. Questo era un po' più chiaro adesso, eh, che cercherò di esplicitare la differenza. Eh, prima di Docker c'erano appunto le macchine fisiche, cioè le, il bare metal per capirci, le quali venivano dimensionate con una stima fatta prima, fatta a priori, non sapendo quanto, quanto sarebbe cresciuto il sistema o magari quanto piccolo sarebbe stato. Quindi era molto facile avere o una, un sovradimensionamento o un sottodimensionamento, e questo determinava anche i costi. Molto elevati. C'era molta difficoltà a scalare perché nel momento in cui non mi bastavano più le risorse, dovevo creare un'altra macchina e replicare tutta la struttura che avevo bisogno per far girare il progetto. E in più questa cosa diventava anche complicata, come vediamo dal, dal punto dopo, perché non, è, non era una cosa di un click come adesso, salvo in certi casi. Era anche molto difficile monitorare le risorse in modo centralizzato. Questo è per dire, se io ho un centinaio di macchine fisiche è molto difficile capire qual è il processo che mi crea confusione, qual è la macchina che è più, che è più congestionata in questo momento, a differenza di Docker che mette a disposizione un'interfaccia che in tempo reale ti dà queste informazioni. E se fallisce una macchina bisognava capire quale macchina falliva, in che modo e cercare di risolvere andando proprio lì. Poi sono arrivate anche le macchine virtuali. Che, che spesso venivano utilizzate per fare appunto per spedire applicazioni complete. Una persona voleva avere un'applicazione molto complessa, gli veniva molte volte data la macchina virtuale oppure anche un servizio, eh, un servizio veniva poi erogato in questo modo. Se avessi dovuto fare un approccio a microservizi, che è quello, diciamo la verità, abbastanza cardine per Docker, avrei dovuto avere una macchina virtuale. Per ogni servizio e ogni macchina virtuale, come sappiamo, ha le sue, alle sue risorse da gestire. Quindi, sistema operativo, RAM, insomma, tutte queste cose qui solite. Cosa cambia con Docker? Fondamentalmente, non abbiamo più un sistema operativo per ogni macchina virtuale, che anche se avesse lo stesso, dovrebbe essere replicata ogni volta, ma abbiamo un gestore univoco. Si chiama Docker Container Engine. Che si occupa di far partire i vari, i vari container. E I container condividono le cose che hanno ehm, i binari, del cui, del, ad esempio, il sistema operativo o dell'immagine di partenza, quelli vengono riusati, e il sistema operativo sul quale girano è sempre lo stesso, quello della macchina su cui gira Docker. In questo caso, host si intende la nostra macchina o la macchina su cui abbiamo fatto partire il demo. Fatta questa premessa in cui spieghiamo cos'è e perché usare Docker, entriamo un po', un po' più nel dettaglio su che cosa sono le immagini. Le immagini sono fondamentalmente un pacchetto in cui c'è tutto quello che serve per far partire l'applicazione, per far partire l'applicazione in un container. Quindi contengono il binario dell'applicazione, dipendenze, metadati, istruzioni fondamentalmente sistema operativo, software e applicazione. E come viene costruita questa immagine? Prima dicevo che vengono riutilizzate le cose che, che sono in comune ad altre, ad altre immagini e per riutilizzarle c'è bisogno di capire quali esse siano. Per capire quali esse siano si utilizza un sistema di layer, di livelli, fondamentalmente un'immagine fatta a strati. Ogni strato aggiunge qualcosa All'immagine costruita dalla somma degli, degli strati precedenti, poi nel, in un Dockerfile eh, si potrà vedere più in dettaglio questa cosa. I layer sono riusabili. Quindi, se ci sono tre macchine che utilizzano, tre immagini che utilizzano lo stesso layer, questo verrà riutilizzato e non ricalcolato ogni volta. E per costruire i layer si può decidere di partire o da zero, quindi costruendo tutto, tutto da capo, o da altre immagini. Quindi Ad esempio, partire già dalle immagini di Ubuntu e aggiungerci i pacchetti che ci servono per far partire la nostra applicazione. L'immagine è costruita build time, quindi vuol dire che noi stiamo costruendo eh, il nostro diciamo, prototipo di applicazione in fase di, eh, di compilazione. E poi la useremo in, così com'è in fase di, eh, di, di esecuzione. Come dentro un container. Ogni immagine deve essere identificata e per identificare un'immagine utilizziamo nome e tag. E nome in realtà è, è un po' una, una forzatura. Perché in realtà le immagini non hanno davvero un nome, è, una, è un po' una cosa che ci, che ci agevola. È tutto, è tutto tag, solo repository e tag sono le due caratteristiche che la identificano, e, però è una cosa che va, che va un po' fuori da, dal nostro, da, questa, da, questo, da questo tutorial, mettiamolo così da questa, questo percorso. Quindi lascio un link se qualcuno è interessato a approfondire. Poi magari in midi ti, ti lascerò il link alle slide così possiamo anche lasciarle. E, il Docker file. È un, diciamo serve a dire a un'immagine come serve a dire come costruire un'immagine, concentra, concentra tutti i passaggi, tutti gli step successivi da utilizzare per costruire questa immagine, tipo una ricetta, e anche qui ho. Qui magari ci vado un attimo, qui ho creato una... una una pagina nella quale posso, potrete vedere tutte quante le informazioni per costruire un docker file fatto bene, tutti i comandi con le varie caratteristiche. Siccome non, non, devo, non, non è una, una lezione su docker approfondita, non andrò a spiegare ogni, ogni comando, l'ho fatto bene qui, ma fondamentalmente cerco di, di rendere un po' più leggera la cosa. E sì, anche... Ok... Rende la cosa un po' più, più leggera, però se dovete migliorare in questo aspetto qui trovate un, un riferimento completo. E poi ci sono i registri, cioè il punto in cui le immagini risiedono. Ad esempio, ehm, possiamo pensare ecco, a registri come un sistema di persistenza delle immagini simile a come, come fa GitHub. GitHub immaginiamolo come un registry in cui il nome eh, dell'immagine è il nome del repository e il tag è la, la versione. E I registri sono di diverse tipologie. Ci sono quelli, quelli privati, quindi on-premise sulla nostra macchina o di terze parti tipo Elastic Container Registry di, di Amazon. AWS. e oppure c'è quello, quello, quello pubblico che è disponibile a tutti e si utilizza anche senza fare login, che è il Docker Hub, questo in cui beh, sono sono adesso loggato, con cui si può cercare un'immagine, ad esempio... Fabio di... scusa, riesci a zoomare poco a poco? Sì. Si. si vede? Molto meglio, sì. Grazie. E qui vediamo appunto un, un esempio di, di un'immagine che possiamo scaricare dal nostro Docker Registry con i vari tag. Vediamo tra l'altro che è un'immagine ufficiale perché in questo, in questo Registry c'è la, la distinzione tra immagini ufficiali, quelle mantenute appunto da, dal team di Docker oppure dalle varie eh, associazioni eh, tipo Ubuntu suo, al suo, eh, oppure ci sono quelle fatte dagli utenti che mettono a disposizione degli altri in cui potete scaricarle, qui invece che trovare l'underscore troverete il nome dell'utente dell oppure l'organizzazione nell'URL. Bene, adesso pensiamo un attimo a cosa succede quando creiamo un'immagine. Abbiamo detto che un'immagine viene costruita per livelli. E come si definisce un livello? Un livello è un'istruzione nel docker file. Adesso ho aperto un momento la, la pagina di Redis, il repository di Redis, di Redis. E qui ci sono tutti quanti i vari tag. Apriamone uno a caso, ad esempio il 6. Qui vedete che c'è un unico link. C'è un unico link perché tutti questi tag si riferiscono allo stesso dockerfile. Apriamo questo e vediamo il dockerfile di Redis 6 qui c'è ingrandiamo eh, un po' perché sennò non si vede ok qui si sta dicendo che parte dall'immagine di Debian Buster Slim questo è già un, un livello questo livello invece è la seconda istruzione e va a creare un'immagine un composta da tutto quello che c'era prima sommandoci l'output di questa istruzione e così via Ogni tanto, sì, qui c'è un, un environment che non va a creare un livello, in realtà è l'unico, e poi c'è, ogni tanto vedete queste backslash che ci sono a capo di, di, di fondo a ogni riga, dentro un comando, servono per aggregare le informazioni, backslash, punto per aggregare le informazioni e creare tutto questo in un livello solo, per evitare appunto di avere tantissimi livelli quando magari... Si sa che un blocco di istruzioni viene eseguito sempre nello stesso modo. Andando avanti così, poi si va a creare quella che è l'immagine finale. Volume è un sistema per gestire la persistenza, o meglio, serve per dire che le informazioni all'interno di questo percorso, all'interno del container, devono essere persistite. Tra le varie istanze del container. Quindi vuol dire che se distruggo un container e ne creo un altro, tutto quello che c'era qui dentro viene poi mantenuto anche in quello dopo che viene creato nello stesso, dello stesso, a partire dalla stessa immagine. Vabbè, qui sai per entrare in questa cartella, tipo un change directory, e, e qui sono gli ultimi livelli. Qui ci sono due, due cose importanti da dire: entry point e cmd. A volte si utilizza solamente uno di questi però quando si usano insieme vuol dire che questa è la cosa che deve essere fatta, diciamo sempre. Questa è quella che diciamo invoca il, il container quando parte. Quando noi sostituiamo nel, nel run l'istruzione finale, in realtà stiamo sostituendo questa. Expose serve per dire che quel container sta, eh, sta esponendo appunto, sta aprendo verso, verso il demone di Docker. Questa porta. Se noi non mettiamo l'expose, tutto quello che c'è dentro il container rimane, rimane blindato, chiuso verso, verso fuori. Attenzione che se noi non lo scriviamo nel nostro Dockerfile, ma ereditiamo da un'immagine che lo fa, l'expose viene, viene eseguito comunque per, per via appunto ereditaria. Abbiamo detto appunto che i livelli conservano. Ehm, Vengono conservati e, e riutilizzati. Eh, però può essere molto più chiaro vedere questa cosa in azione. Point, ok, quindi facciamo un attimo da terminale. Vediamo. e eh, Andiamo un po'. Ok, Allora, Docker. Image eh, vediamo qual è l'istruzione, non ricordo mai. 5 Alpine, qui ora si scaricherà tutti i vari livelli download, alpine è una versione più piccola di, di Linux, più, comp più compatta che si utilizza spesso su Docker perché permette. Di avere immagini più leggere. Ora facciamo la stessa cosa scaricando la versione 6 di Alpine. Vedremo che alcuni livelli non vengono scaricati perché sono già presenti in, in RAM, in, nel, nel local repository. Eccoli qua, questi tre. E questo permette di operare anche sul server utilizzando molti meno dati. Se vediamo anche il hash univoco del layer, eh, è lo stesso. Questi qui poi cambia. Anche se questi due fossero stati eh, costruiti con le stesse istruzioni, sia qui sia qui, avremmo visto comunque questo effetto perché le immagini vengono scaricate a partire dalla prima dalla prima, dal primo layer che differisce, perché ovviamente quelle successive possono essere costruite su cose che, che, che questo layer ha, ha modificato. Anche qui ho lasciato un, un link all'articolo all in cui parlo abbastanza in dettaglio di questa cosa su docker tutorial.it. E ora arriviamo a quella cosa che tutti, eh, tutti pensano quando, quando parlano di Docker, ovvero i container. Arrivati a questo punto si può definire un container in modo molto semplice, ovvero un container non è altro che un'immagine in esecuzione. Immaginiamo l'immagine come l'oggetto, come la classe in C++, per esempio, e il container come l'oggetto costruito a partire da questa immagine. Un container non è, è un'applicazione che gira, diciamo, classica, con mille, con mille dipendenze, ma non è altro che un, un processo che gira però in modo diciamo, isolato da tutti, da tutti gli altri nell'host. E adesso c'è la parte della persistenza. Se noi abbiamo eh, intenzione di creare un servizio, ad esempio un sito, in, eh, anche un sito in WordPress, per esempio, che è una cosa abbastanza diffusa, e se ogni volta che ne facciamo un aggiornamento perdiamo, perdessimo il database non sarebbe proprio... Una, una gran soluzione allora c'è bisogno di trovare un, un modo per persistere queste informazioni nel tempo il modo che Docker mette a disposizione per la persistenza è l'utilizzo di volumi oppure di bind, bind mount che servono a cose un po' diverse i volumi sono, sono consigliati e sono utilizzati appunto per gestire queste informazioni da persistere sui server o comunque eh, non in fase di sviluppo i bind mount servono per avere invece una sorta di sim link alla, alla Linux, quindi quando vogliamo che la cartella da cui noi accediamo o il file che noi, che noi leggiamo sia esattamente quello sia per, eh, per la macchina sia, sia per noi, ad esempio se dobbiamo mettere un file di scambio, una cartella con dei file di scambio, noi dobbiamo usare un bind mount, altrimenti utilizziamo i volumi. E poi ci sono alcuni comandi principali che... Sebbene non voglio fare la lezione della vita, però è importante conoscere questi, questi comandi, che sono quelli che all'inizio abilitano l'utilizzo della tecnologia. Quindi, per le immagini, per le immagini c'è... scusate, per le immagini c'è la command line interface che Docker mette a disposizione. Scusate, e permette appunto di, di operare con le immagini. Alcuni comandi sono eh, il Docker Image no, eh, normale che dà un, un elenco delle, delle cose che si possono fare con le immagini, l'LS che fa il list come l'LS di Linux, l'LS meno meno all che fa sempre il list ma anche delle immagini che sono dangling si dicono, pendenti, cioè delle immagini che non hanno più dei riferimenti, sono state create nel tempo e poi magari sostituite con lo stesso tag per, per altre cose. Il, il pool invece si occupa di scaricare le immagini, prune di cancellarle, cancellare tutte le immagini che non sono più in, in esecuzione, e l'RM di rimuoverle, mettendo la lista degli ID. Questo è un po' a, in modo veloce, comunque per riuscire a vedere avere più informazioni, basta andare nel terminale e fare Docker Image e subito compare un helper. Un helper. Sì. Si può fare Docker Pull, Docker Image Pull ehm, per un retaggio del passato. Una, eh, una volta non c'erano i sottomenu, questo è il sottomenu Docker Image, si poteva fare semplicemente, si faceva solamente Docker pool e si metteva il nome dell'immagine. Adesso sono state create dei, dei sottomenu, quindi docker email pool. Questo vale anche per il run dei container, che docker container run invece che docker run e basta. Questo è per, per far sì che, che sia più agevole lavorare con queste cose quando l'infrastruttura si, si complicherà. È anche vero che difficilmente i comandi più usati verranno rimossi. Però. È giusto saperlo perché se ci abituiamo a usarli in questo modo sicuramente non avremo problemi a tendere. Poi c'è la, la command line interface anche per i container. Ho messo alcuni, alcune istruzioni anche qui, in particolare il docker container run, quello che dicevo prima, che fa partire un container a partire dall'immagine che specifichiamo dopo, c'è il pool e start che fondamentalmente quando noi facciamo un run quello che avviene internamente è la, viene ricercata l'immagine nel repository locale delle immagini se l'immagine è disponibile allora viene fatto lo start altrimenti viene scaricata dal registry e poi viene fatto lo start immagini che scarichiamo se noi non mettiamo il flag d che sta per di test l'immagine si tiene il terminale fondamentalmente se invece mettiamo meno d lei viene eseguita rilasciamo subito il terminale. Eseguirla con meno, meno rm permette di far sì che il container, una volta che noi, che noi terminiamo l'esecuzione, viene automaticamente cancellato. Questo è molto importante perché, specialmente le prime volte, quando non si conosce questo flag, succede che ci troviamo il, il, il disco pieno perché siamo pieni di container rimasti lì nel tempo senza essere cancellati. E il meno P invece è molto importante perché si occupa di definire il binding delle porte. Questo è molto importante perché dicevo che i container sono, sono chiusi. E se noi facciamo un expose, otteniamo la porta da mettere, da mettere qui. Per sapere su che porta esporre il nostro servizio, magari abbiamo tre servizi sulla porta 80 e vogliamo erogarli in porte diverse, dobbiamo fare il binding qui. Quindi, meno P a nostra porta e la porta del container. e basta, PS per vedere, per vedere appunto alcuni quali sono i container in esecuzione. Adesso facciamo un piccolo esempio per, per riuscire a vedere, a vedere in, in opera questa cosa. Allora, facciamo partire un container con Nginx. Settendolo sulla porta 8053. Vediamo che non trova l'immagine di AngelMax e la scarica. Utilizza Latest come tag. Latest è il tag che utilizza per scaricare, eh, diciamo, l'ultima versione dell'immagine. Il discorso di essere l'ultima versione non è proprio il 100% corretto, perché l'immagine potrebbe avere. E dei tag ad esempio edge o beta che vengono pubblicati dopo, dopo l'atest può essere una politica un tag come gli altri che viene applicato da chi, da chi sviluppa e può di norma si mette sull'ultima versione ma non è detto quindi state attenti la cosa che consiglio spesso è di fare le, le pull e di salvarsi appunto le immagini che si utilizzano con un tag preciso di versione ad esempio Redis 6 come prima poi sappiamo che la volta che utilizziamo quell'immagine e in un sistema diverso scaricherà sempre la stessa versione, anche quando aggiorniamo sarà così. Nel frattempo è partito, ha fatto questo layer era già in comune probabilmente da qualche altra immagine che avevo in precedenza, ha fatto il pull e ha fatto partire il server, Tant'è questi qui sono i nostri log. Se è così, io vado nella porta 8053 e dovrei vedere aspetta che devo uscire da qui non sopporto stampa secondo 3 del localhost e dovrei vedere esatto enginex che, che mi risponde se io aggiorno la pagina tante volte dovrei anche vedere i log che aumentano esatto i vari log Perfetto. Ok. Bene. Come vedete però qui ho ancora il il, la console bloccata, non posso farci niente. Allora devo uscire, faccio CTRL C, sono uscito e ora rilancio di nuovo l'applicazione utilizzando sempre eh, le stesse informazioni ma eseguendolo in modo di test. Ora il container è partito, è su questo. Eh, questo qui è l'hash del container e ho di nuovo la console libera per poter scrivere le, le informazioni di cui ho bisogno. Se ne guardiamo, parte ancora il, il container allo stesso modo vediamo se posso metterlo sul firefox così non devo uscire da qui sì. sull'8053 ho ancora nginx adesso Guardiamo un secondo i container che abbiamo, che abbiamo in piedi. Vediamo che abbiamo solo un container in questo momento, creato 50 secondi fa, in piedi da 49 secondi. Abbiamo il binding delle porte, cioè la porta 85, il nostro indirizzo locale 0000 la porta 8053, redirige la porta 80TCP del nostro container. Questo qui è un nome che viene che viene assegnato di default da Docker, e questo qui è l'hash, che se vedete inizia allo stesso modo di quello che ci ha mostrato poco fa. E facciamo pure lo stop del container, mettendo basta le prime cifre del, dell'id, e lui ci fermerà. Perfetto, se faccio ls –all, vedo che però c'è ancora il container perché, come dicevo, non ho, non ho usato RM, quindi rimangono persistiti qui. Allora a questo punto possiamo fare l'RM eh, del, del container, mettendo appunto l'ash. ora non c'è più niente, neanche in meno meno all. Potevo fare lo stesso facendo docker-container-prune, però va bene, insomma, ormai li ho, li ho eliminati entrambi. Ora parliamo un secondo di docker-compose. Docker-compose viene utilizzato per, eh, per gestire molti container, quando, perché è veramente molto raro, avere una situazione in cui con un solo container riesco a risolvere un problema. Spesso se è così sto sbagliando. Quindi, per esempio, se io ho un database, un'applicazione con un database, è molto importante eh, avere un'applicazione che gestisce il database, un container che gestisce il database, Postgres per esempio, e un container che gestisce l'applicazione, che i due siano separati tra loro. E però magari questa cosa io non la voglio gestire a mano sempre. Vorrei avere un comando che si occupa di far partire tutto il sistema senza diventare matto a crearmi tutte le varie relazioni tra i container, che si può fare anche a mano. Per fare questo, c'è un, um, uno strumento che Docker mette a disposizione: appunto, Docker Compose. Lui facilita appunto, gli ambienti a più container, definisce già le, le dipendenze tra i container quindi non mi devo più preoccupare ogni volta di definirle, ma vengono, diciamo, definite a monte, le varie configurazioni, i volumi, i network, ovvero le varie reti a cui i container fanno riferimento, e viene eseguito con un comando solo, che è docker compose up. È composto appunto di, di due parti, cioè la parte è quella eh, di definizione, quindi lo YAML, che è un file appunto nel quale si definisce com'è strutturata questa, questa infrastruttura, in base a imma che immagini si parte e come sono le relazioni tra loro i container che vengono creati. E poi c'è una Docker Compose CLI, CLI che è fondamentalmente la command line interface, che è utilizzata in particolare per test e sviluppo in locale e in produzione, sebbene si si può usare. È consigliato utilizzare Swarm, dipende un po' dal contesto, per cose molto semplici, spesso si può utilizzare anche Docker Compose in produzione. Potevo farvi vedere al volo un, un Docker Compose che creavo in questo momento, però secondo me è più utile vedere un, un esempio reale nel quale ci sono molte cose interessanti che magari se non si vedono subito si fa un po' fatica a capire. Questo qui è un esempio di Docker Samples di un'applicazione per, per votare se si preferiscono i cani e i gatti, fondamentalmente. E è una cosa molto semplice, ma, ma questo Docker file in realtà è, è questo Docker Compose è scritto in modo molto interessante. Di solito un Docker Compose inizia con la versione, tipo version 2, version 3. La versione non è. Scusa, la, Fabio, la... Se tintrò ti sì. un po', è troppo piccolo. Okay, se riesci dover. a zoomarlo poco a poco? Perdonami. Grazie mille. Meglio? Sì, sì, molto meglio. Bene. Allora, ehm, spesso dicevo che Docker Compose inizia con la versione, ad esempio la, v, la V2, la V1, che non è la versione di Docker, neanche la, ver la versione di Docker Compose, ma la versione della sintassi con cui deve essere interpretato questo file. A un certo punto si sono accorti che avere tutte queste versioni non era molto comodo e, e si è creata un, un, una nuova modalità. Quindi, senza specificare la versione, avendo Docker Compose con la versione stavolta del, del software, ma de, a partire da 1.27, non serve più specificare la versione e questo formato diventa universale. Vediamo che vengono definiti vari servizi. Ogni servizio, eh, fondamentalmente, eh, si occupa di definire quello che è un, un container. Mettiamola così, sì, un, un container. C'è la fase di build, che, perché si può usare Logger Compose sia per eseguire, sia anche per costruire le immagini che ci servono. In questo caso eh, ci sono diverse, diverse cose. Eh, una delle più interessanti è questa qui, che dice che... il servizio vote eh, ha bisogno di Redis eh, però non solo di Redis anche di Redis che però funzioni che dica che è in, eh, che è in buono stato di salute vediamo che poi c'è anche Redis e c'è un health check che dice come faccio a dire che sono in buono stato di salute così e questa è già una cosa interessante vediamo che il servizio di vote ha un volume che quindi e la cartella vote è dentro il percorso slash app del nostro sistema, ha la porta 80, rediretta nella porta 5000. Quindi noi ci accederemo con la porta 5000 e utilizza due network che sono front tier e back tier, il nome che gli è stato assegnato. Poi c'è Result che è la stessa cosa più o meno come definizione, che dipende da DB. Sempre con un service selfie e utilizza la 5001. Quindi andremo a vedere queste due porte utilizzando questa qui, però non è, non è, è oggetto di questo, di questo talk. Ci sono dei worker, c'è Redis, DB utilizza Postgres, mettendo qui le chiavi, le, le variabili d'ambiente. Tutte le variabili d'ambiente possono essere poi, poi sovrascritte e basta questo qui è, è questo docker compose file la cosa interessante di questo è che io l'ho scaricato prima e non ho fatto nient'altro che fare docker compose app e lui è andato in esecuzione vediamo se ce l'ho qui sì questo è semplicemente il file del repository che ho scaricato da git basta fare docker compose app un'istruzione Dovrebbe, perché sai, poi la diretta è sempre interessante, Comunque dovrebbe andare, andare sul primo colpo. Ecco, è andato. Dice che va nella porta 80, poi però, però, però poi vi viene diretto. Con Docker Container LS, vediamo qual è successo. Qui si capisce un po' poco perché in grande viene un po' un po' rovinata la, la, la formattazione, però la 5000 va nell'80, la 5058 qui, la 5001 va nell'80 di quest'altro servizio, quindi noi ci alzeremo con la 5000 e 5001. Avevo già aperto prima questo, allora questa è la 5001 e questa è la 5000. Vediamo che qui ci sono già due voti perché avevo votato anche prima, 100% dog 0 Se io qui adesso voto dogs, in tempo reale qui viene aggiornata eh, la struttura. Posso anche buttarlo giù e ritirarlo su con, eh, con il down e l'up. CTRL C butto giù e apro il tiro su. ecco, e vediamo che non è cambiato il risultato, perché le informazioni sono state persistite nei volumi. Qui vediamo appunto il, il db, per Postgres ad esempio, gli sta dicendo, guarda, che in questo volume, dbdata, questo dbdata è, è un volume con un nome, quindi si può vedere con, con dbdata nei volumi, e questo volume deve mappare questa cartella. La volta che viene rifatto docker-compose-app, dice, io ho un volume che si chiama dbdata, sì, ok, quindi questa cartella contiene questo, non devo reinstanziarla. Questo invece è un bind-mount, perché dice che quello che c'è nel file health-ex, nella cartella health locale, deve andare dentro health-ex del nostro sistema. Qui c'è la dichiarazione di volume, perché se devo usare un volume... Eh, nominale lo devo, lo devo dichiarare bene io diciamo avrei, avrei esaurito la parte di, di presentazione e lascio il mio contatto nel caso in cui eh, vorreste farmi qualche, qualche domanda anche dopo intanto io sono a disposizione per per, per eventuali domande che, che, ci, che ci sono, insomma, se ne avete. Allora, rieccomi qui anche a me. Eh, allora, un po' di domande ci sono. Io direi che ti tiro giù la presentazione, così ce li un po' più grandi sullo schermo, e iniziamo con le domande. Alcune, secondo me, sono molto discorsive. Se vuoi puoi lasciare, esatto, la presentazione in background, poi se serve ritornare a qualcosa ritorniamo okay. allora, la prima domanda è di moreno che chiede se i comandi sono uguali a quelli della shell linux allora eh, nello specifico l'ha fatta esattamente nel momento in cui stavi facendo vedere l'immagine del, del container di redis ok allora io stavo eseguendo una shell su sx quindi diciamo all'interno della shell i comandi sono quelli della shell linux però il Dockerfile in realtà non è, non è un file Batch. Eh, molti comandi sono, sono davvero simili a quelli della Shell Linux, però non è, non è esattamente così. Ci sono anche molti metadati e molte informazioni eh, calcolate in questo modo. Tra l'altro eh, c'è tutto un modo particolare di comporre i comandi tra Entry Points e MD, eh, che ho spiegato anche nel, nel sito, trovi nel, nel link che avevo lasciato, perché... Eh, non sempre mettendo i comandi eh, scritti tra doppi apici, quindi in bash mode, eh, si ottiene quello che si, che si preferisce. Quindi la risposta è eh, simili, non uguali, e se li, se li usi, attenzione che ci sono dei casi particolari. Ottimo. Poi c'è una domanda di Mitch Murabit: l'ho fatta io col mio secondo account dal telefono perché avevo paura ad aprire live sul PC e quindi ho detto vabbè, faccio con l'account personale. Che è riguardo all'Expose. Eh, dicevi che sostanzialmente eh, serviva ad aprire le porte. La mia domanda è: questa apertura è solo dall'esterno verso il container, giusto? Eh, L'Expose è per il container, è per dire che tu puoi eseguire un container usando quella porta. Poi tu, quando esegui il container, puoi dire che quella porta viene mappata in una porta diversa che decidi tu. Ok, però ad esempio io potrei avere un container senza expose, se lui non deve comunicare con nessuno? Sì, sì, sì. sì. Non è okay. che l'expose lo devi definire tu a mano. Di default non c'è niente esposto. Ok, perfetto. Ehm, Livio chiede se il tag latest corrisponde alla release dell'immagine stabile decisa dallo sviluppatore. Ok, allora diciamo in linea di principio dovrebbe essere così. Però eh, noi possiamo mettere i nomi dei tag all'immagine un, un po' come vogliamo. E di conseguenza, se una persona decide di caricare un'immagine senza mettersi il tag, anche perché se lo dimentica in realtà non, non per forza, perché ha fatto delle politiche diverse. Eh, L'immagine di default viene taggata con l'atest e potrebbe non essere in, in questo caso l'ultimo stabile. Ok, uh, Riccardo chiede eh, il tag service è un tag standard service dici ad sul Docker Compose era no credo che era sì era sul Docker Compose ok service si sì, è standard e serve per dichiarare l'elenco dei, dei servizi che tu metti, metti a disposizione ottimo allora, poi io uh, Service è epico, non lo conoscevo, non l'avevo mai visto. Mentre su altre cose magari è questo zero. Poi l'altra cosa che volevo chiederti: ribadisco. Io l'ho usacchiato, però non ci ho fatto nulla di complesso e nulla di lavoro. Quindi, come dire, lo sto ancora studiando. Mi spieghi il networks? Cioè, perché devi definire il networks? Per far comunicare i docker fra loro, cioè i singoli, i singoli container. Diciamo, questa è una cosa che lavorativamente non ho ancora mai usato. Però, eh, intanto, Docker prevede diversi tipi di network, quindi bridge, oppure sul tuo host, eh, diversi tipi. E da quello che, che ho visto, eh, tu puoi, puoi prevedere che è di creare dei sottoinsiemi, come delle subnet, in cui le, le, persone, le persone, i container eh, dialogano tra loro, in, diciamo, in come fossero in whitelist. In alternativa, ce n'è una dei default, in cui tutti sono amici di tutti e via. Ok, ciao, e... Osservazione di Riccardo che dice: Manca la parte del networking, che è bello corposo in Docker. È vero, è vero, ma è un argomento parecchio, appunto, corposo. Quindi, secondo me, se avessi parlato, a parte che, come ti dicevo, non ho avuto esperienza lavorativa su questo, ma hai voluto anche studiarmi come ho fatto anche per altre cose. Ma secondo me era un, era un po' un overkill su un'introduzione. Esatto, poi chiaramente ragazzi se vi piace l'argomento possiamo magari fare anche che ne so che un giorno ci mettiamo mano dal vivo, cioè facciamo magari una live che anziché fare una presentazione ci mettiamo lì e ci mettiamo mano veramente, chiaramente okay. secondo la disponibilità di Fabio. E Francesco chiede dato che i container a differenza di una macchina virtuale non integrano il livello del sistema operativo a cosa serve un'immagine tipo Ubuntu? No, il, non è che non integrano il sistema operativo, diciamo che hai un binario che viene eseguito, che ha le funzionalità di base che decidi, ad esempio, di, di quel sistema operativo, e però non viene, non viene replicato ogni volta. È come se tu avessi un'applicazione che gira, che ha le cose di base che ti servono per far partire, che, che useresti su Linux, su Ubuntu, per esempio. Questo è un po' il concetto alla base. Ovviamente, se tu hai bisogno di alcune funzionalità le, 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 devi, le devi installare, ma ci sono le immagini apposta che hanno alcune cose e quelle sono quelle necessarie per far partire il sistema. Sì, esatto. Ad esempio, tipo io stavo pensando, mentre facevo la presentazione, che io ho un piccolo problema con una libreria sul mio Mac, MacBook M1, no? Però siccome ho deciso che farò, insomma, lo metterò su cloud, diciamo questo progettino personale di cui parlo, ho proprio pensato che in questo modo io posso installarmi Ubuntu, poi installare la libreria che mi serve su Ubuntu all'interno dell'immagine Docker, quindi creare un secondo strato e deployare quella anziché andarla a installare singolarmente ogni volta che mi serve su un server nuovo. E questo chiaramente mi agevola. Eh, basta, domande? Direi che non ce n'è più. Cioè, ci sono tipo 33 persone collegate, eh, quindi se avete domande, e questo è questo il momento giusto. Altrimenti, direi che eh, fra due o tre minuti stacchiamo. Quindi, domande su Docker, eh, benvenute, e hanno la, la priorità. Se avete domande su qualcos'altro, eh, non siate timidi, altrimenti, bene. Diciamo, è stata una live fantastica, tante cose. Devo dire che, non eh, come dire, sì, io ho studiato, però alcune cose le ho o le avevo dimenticate, oppure le avevo studiate male. Eh, quindi... Sono le sigarette queste che... <ride> che mi porto appresso, e quindi preferisco che qualcuno non si scotti più. Sì, ci stavo, beh, alla fine... Quindi io, ribadisco, non l'ho mai usato per lavoro, cioè solo ho solo fatto cose molto molto semplici, e... e ora invece forse per questo progettino magari Docker potrebbe essere una buona soluzione, soprattutto per risolvere i miei problemi di compatibilità. Uh, ok. No, ops, ho sbagliato. Vabbè, poi mettiamo anche quello. E Moreno chiede, uh, e poi va cancellata. Ah, ma no, ah no, scusate, ad ogni, è perché commentano nel momento in cui clicca. Quindi si eh, alzano vabbè. i commenti e clicco su quello sotto. Allora, Moreno chiede: ad ogni lancio il container, in poche parole, viene creato in quell'istante. Sì, sì, sì. Second, secondo me, poi possiamo fare un esempio concreto, cioè parlando proprio di un, cioè un esempio concreto, può essere ad esempio un'applicazione Node. Okay? dico una, una cosa a caso, magari più vicino al pubblico. E quindi cosa succede? cioè Come faccio a prendere la mia applicazioncina Node, backend con un framework, una cosa e a metterla su Docker? Chiaramente, non dico a livello tecnico, dico semplicemente quali sono i passaggi da sviluppatore. Sì, allora si chiama Dockerizing questa, questa operazione, in pratica si tratta di creare un Docker Compose, un eh, Docker, Docker File, scusami, nel quale vai a fare il build dell'immagine, se è uno, se sono più, magari anche, anche più, con un Docker Compose nel caso in cui si è un po' più pesante si va a fare anche le, quello che è la messa in relazione delle varie componenti tra loro e poi niente, si lancia e si vede se si rompe qualcosa di solito la risposta è sì, si rompe qualcosa si, si risolve e via insomma. quindi sostanzialmente io sviluppatore inizio a creare il docker file e dico voglio scaricare l'immagine di node latest ipotizziamo che sia il tag corretto e Poi all'interno dell'applicazione metto il mio codice, cioè, da qualche parte avrò il mio codice che viene inserito come layer all'interno dell'applicazione. E a quel punto ho creato la mia, diciamo, il mio container una volta avviato, giusto? Quando fai okay. il container run, allora avrai il tuo container che viene costruito a partire da quell'immagine. Occhio fare i volumi che ti servono per non trovarti poi senza dati, e okay. questo è fondamentalmente. Ma eh, domanda, secondo te i file di un'applicazione di quel tipo, no? Quindi io parlo di Node ma perché conosco Node, comunque i file applicativi vanno messi fuori o dentro? Cioè io posso creare un volume dove metto il codice della mia applicazione? Sì, e si fa sempre, spesso in sviluppo, si usa neanche un volume, si usa un bind mount per vedere le cose che si modificano in tempo reale, però una volta che poi tu fai il deliver dell'applicazione, l'immagine la, la mandi completa. Così il container viene eseguito direttamente con tutto, come diciamo, come fosse un doppio clic su, su un, su un eseguibile sul computer. Ok, fantastico. E Moreno poi chiede: e poi va cancellata a Manina con <ride> RM, ma parliamo del container o delle immagini, e credo ad ogni lancio il container, in poche parole, viene ricreato. Quindi è il container. E Appunto, c'è un flag che è il meno, meno RM che è stato creato apposta per, per dire fondamentalmente è un auto remove. Nel momento in cui viene eseguito un container e non ho più eh, bisogno di mantenerlo, eh, viene cancellato subito appena, appena muore. I container, in realtà, non è, alcuni dicono che sono stateless, non è vero che sono stateless, hanno un, una parte di, eh, di memoria in cui viene, che viene salvato dei, dei dati, insomma. Però eh, non è da farsi affidamento. Ora può succedere, magari all'inizio quando si sbaglia qualcosa, di, di non cancellare subito, si usa non cancellare subito dei container così se si perde qualche dato, prima di perderlo davvero, si ha una possibilità, si entra nel container con l'exec IT. Insomma, è un comando che non ho fatto. Comunque è un comando per, per entrare dentro, dentro un container, aprendosi una shell sostituendo il CMD, eh, ti permette in questo modo di vedere quei dati e magari non far troppi danni una volta in cui hai fatto l'infrastruttura a posto, insomma che ti senti pronto, pronto e confident appunto per buttarla su in quel caso lì poi usi gli IRM ok eh, Piera ti fa i complimenti mm. eh, Livio ottimo video introduzione ci salutano ok, il sempre Livio chiede se il bind mount è un link con il sistema operativo esterno. Sì, allora il bind mount fondamentalmente ah. è, è, una, come dire, è un sim link, cioè è una, come dire, una cartella che, o un file, una risorsa che ho nella mia macchina corrisponde in rapporto uno a uno con la risorsa che ho dentro il container. Fondamentalmente è questo, non ho creato nessuna sovrastruttura, è un link diretto. Ad Esempio, a me è capitato in un progetto eh, capita ancora di avere una cartella in cui una macchina mi spara dentro un file e devo, devo mangiarlo per farci delle cose. E, quello l'ho fatto con un bind mount. Così poi basta che lo carico lì e lo vedo ottimo. Eh, quindi in realtà è come se diciamo, il container puntasse a quel file fisicamente, quindi è come se non lo copiasse diciamo. esatto copia, e diciamo che il container quando accede a quella risorsa accede direttamente a quel file ok Vi tipo questa ma mai vista quindi probabilmente è super utile in moltissimi contesti Giacomo chiede, i portali come Roku uh, PAS certo, certo. Pass sono basati certo. su Docker? Eh, non so rispondere a questa domanda, perché purtroppo non ho guardato come è fatto Eroco. Sicuramente eh, potrebbe essere molto, molto indicato come tecnologia da utilizzare per fare un portale di quel tipo di... Se dovessi scegliere io come fare un portale di questa tipologia, sicuramente userei Docker. Sì, diciamo che ti risolve un sacco di cioè, tu che devi fare il portale in quel modo, ti risolve veramente tanti problemi. Anche perché poi magari vuoi supportare tante robe diverse, però non è che ti crei l'infrastruttura ad hoc per, non lo so, sparo, PHP, Node, eccetera, eccetera, ma crei un'infrastruttura ad hoc per Docker e poi in base a quello che ti serve, eh, insomma, tiri sul container con PHP, dico, uno o Node. Esatto. E più, più o meno è quello che fa App Engine, credo. Credo che App Engine funzioni, però non, non lo so, nel senso, penso che funzioni con... Uh, Proprio con Docker. Eh, va bene, non so se ci sono altre domande. Da, dalle. Mh, diciamo, dalla chat non ne arrivano altre. Anche se vedo ancora 31 persone collegate tra Facebook e, mh, e. YouTube. Anzi, no, 34 persone collegate tra Facebook e YouTube. Ragazzi, se avete domande, questo è il momento. Quanto tempo fa hai iniziato a studiare Docker, Fabio? È un anno e mezzo. Sì, e diciamo... come mai è iniziato? Beh, in realtà solo perché mi, mi piaceva. Poi, ci, ci vedevo, diciamo, una, una tecnologia che mi dava, mi dava tante possibilità. Poi, poi ho visto che, che nel tempo so, si è anche evoluta. Quindi sono nati anche dei framework esterni che facevano cose interessanti. E, anche la community stava, era cresciuta attorno a questa tecnologia, e allora ho iniziato pensare di, di scrivere quello che, che avevo imparato eh, perché in italiano avevo trovato poco l ho sì. appunto per questo da quel tutorial l'ho fatto eh, tra l'altro l'ho fatto gratis e, e rimarrà gratis cioè, non è una cosa mh, che ho costruito per guadagnarci, insomma l'ho fatta per perché sì, vabbè, è proprio, allora, diciamo che su questo canale lo sai meglio di tutti, parliamo tantissimo di community, no? Oppure parliamo spesso anche di open source, no? Di contribuire, eccetera, eccetera. Non è che contribuire a un progetto open source è solo scrivere il core della libreria, eh. alcune volte è banalmente tradurre la documentazione, dico una stupidaggine, no? E quindi scrivere il tutorial e metterlo a disposizione gratuitamente è comunque parte... Diciamo del contributo che si dà a altri colleghi sviluppatori, diciamola così allora. Livio chiede questa qua. Il volume è interno al mondo Docker. Come lo puoi usare in generale? Allora, eh, io non ho mai visto volumi usati fuori di Docker, usati da, da altri contesti, eh, tant'è che è anche. È anche se tu hai Linux vedi benissimo i dati dentro, ma se usi Mac o Windows per, per vedere il contenuto del volume ci devi entrare in modo un po' più complicato, insomma. Quindi non lo so se, se, se i volumi di Docker possono essere usati anche in altri, in altri contesti. Ehm, sono una cosa pensata per quel tipo di infrastruttura. E adesso non vorrei dirti una cosa che, di cui non sono sicuro, però mi sembra, mi sembra molto strano che un volume di Docker sia usato. Da qualcun altro senza passare per Docker, ma eh, quando parliamo di volume parliamo proprio del volume che attacchi perché questa fosse la sua so io come risorsa Vol le, quindi... il volume che, ad esempio, Postgres, scusa per mantenere i dati tra i vari container. Uh, quindi quello dove fisicamente viene salvato il DB sì, viene salvato fisicamente lì. È una risorsa diciamo, che viene creata da infrastruttura Docker, se cioè, non è un hard disk esterno apposta. è una... No, 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 esatto. Però sì. mi sa. Ora non, ti vorrei, non vorrei dire una cavolata, quindi prendete tantissimo questa cosa con le pinze. Perché mentre Fabio ci lavora, io ci ho solo giocato. Credo mm. che sia possibile. Perché io una volta ho preso un'immagine un Docker di Grafana, non so se conosci, sì. vabbè, comunque è comunque un tool. E, allora, prima avevo installato Grafana sulla diciamo, mia macchina, quindi proprio installata libreria per libreria, fatta girare, ho messo insieme dei dati, delle cose, poi ho detto, ah, mettiamola su Docker, ho chiaramente messo la cosa e ho attaccato il volume. Il volume non l'ho creato in una cartellina vuota, ma ho creato una cartellina mettendo quello che avevo diciamo sul mio sistema operativo dentro la cartellina del volume. Ok. E quando ho avviato Grafana, praticamente Grafana ha letto quei dati e quindi avevo già, ad esempio, i nomi utenti registrati per poter um, accedere, oppure le configurazioni o cose così. Cioè, sì, però no, magari no. è un caso, eh, non, non lo so, eh, cioè non ci ho mai sperimentato, pensavo fosse così, però non è detto che sia sicuro. Capita capito nell'altro verso, allora se io prendo dei file che ho e con, quando costruisco l'immagine li butto dentro, oppure creo un volume e la prima volta li butto dentro se non, ho fatto niente, se non li avevo prima. Allora sì, pensavo che voi mi diceste tipo ho un'applicazione un X e mi accorgo che i dati li ho dentro un volume di Docker, come posso dire per di a prendere quei dati che sono dentro il volume dell'applicazione X? Allora, se hai Linux, quell quella, quella cosa è in chiaro, la cartella del volume è in chiaro. Se hai Windows o Mac, invece ci fa, ci fa delle, delle, delle modifiche, appunto, per poterci agire, agire le Docker. Quindi, secondo me, è difficile. Poi magari ti dicono, ne sono sicuro, magari si può. No, no, è chiaro. Tra le tante cose, io ero su Linux, quindi ecco. potrebbe, potrebbe confermare ulteriormente quello che stai dicendo. Eh, però, ribadisco, non ne so nulla. Io l'ho fatto come esperimento perché ho detto, ah, ma sta cartella ce l'ho anche fuori. Proviamo a copiarla e incollarla e vediamo che succede. Ed effettivamente funzionava. Poi magari è stato solo un miracolo, come spesso succede. Alla fine, una cosa che dico scherzando con un sacco di amici è che. Possiamo dire quello che vogliamo, possiamo essere bravi quanto vogliamo, ma l'informatica non è una scienza esatta, cioè è <ride> inutile girarci attorno. E, sì. Non mi ricordo, il, il tizio che ha inventato i protocolli di comunicazione, forse l'HTT, eh, no, il eh, TCP? Sì. Però non sono sicuro se sì, è lui. Una volta aveva detto, ho creato tutta sta roba, quindi tutti i layer di comunicazione, eccetera, eccetera funzionano, ma non so come. Cioè è, un è tipo è un miracolo che funzioni e quindi abbiamo internet o qualcosa del genere. Quindi alcune volte è veramente veramente tosta capire perché è, è diventato proprio complesso. Cioè stiamo montando livelli su livelli e quindi tu conosci il livello a cui operi se va bene quello sotto, ma poi sotto esiste un altro mondo di robe che ti è incognito e che può generare cose più o meno casuali. No. Va bene, Fabio, non vedo altre domande. È, è stata una grandissima diretta, direi che se non c'è no. altro che vuoi aggiungere possiamo staccare qui. No, eh, niente, potete trovarmi su Docker Tutorial se avete qualche perplessità, ditemi se magari ho saltato qualche, qualche passaggio qui o anche su Docker Tutorial, ditemelo perché, insomma, anche migliorare fa una cosa che è per tutti, può aiutare anche qualcun altro. Eh, niente, grazie, Mitch, per... Eh, per questo invito? No, ma questo, questo ah, ecco, questo è un messaggio super importante. Vedo che sono ancora collegati in 33. Quindi, ragazzi, se avete argomenti di cui volete parlare sul canale a un livello base. Quindi, sapete che le persone che seguono Developers Life, alcune sono già super avviate nella carriera, altre invece stanno iniziando ora. Quindi magari vogliono sperimentare o iniziare a capire come funzionano le cose. Se avete argomenti di cui volete parlare, un po' come è stato per Fabio, Developers Life è una vetrina aperta per chiunque abbia voglia. Quindi, come dire, eh, fatelo, e, insomma, proponetevi, scrivetemi e vediamo. Nel frattempo arrivano domande. No, grazie per la presentazione. Uh, grazie mille eh, così così quindi ok grazie a voi bene. per essere stato un po' con, con noi qui sì esatto questo sabato pomeriggio eh, è passato anche questo va bene Fabio ancora grazie mille per essere stato con noi e boh, ci sentiamo alla prossima per tutti gli altri vi ricordo di seguire Develo Post Life, attivare la campanella e boh, ci vediamo alla prossima ciao